L'ultima sfida al Curi di Perugia, epilogo con il sorriso, salvezza invece entrata ai calci di rigore al termine di un'ottima prestazione. A distanza di 3 anni Pescara e Perugia tornano a sfidarsi ma in Serie C. Positivo il debutto dei biancazzurri di Zeman nel primo tempo della sfida con la Juve Under 23, squadra corta in 30-35 metri, compatta soprattutto aggressiva. Due le parole chiave, ritmo e continuità, contro un 11, quello umbro più esperto sì, ma anche più compassato. Sappiamo che individualità hanno, la squadra più esperta dei nostri, anche se ha meno ritmo, ma io vorrei che li superiamo sul ritmo, però che rimane sempre una piazza e una squadra importante per la Serie C è innegabile. Ci vogliono conferme, è normale che anche quest'anno ci saranno le sorprese. Allarme rientrato per Pierno, regolarmente a disposizione. Cangiano ha recuperato ma partirà dalla panchina. Fuori i nazionali Tonio Vestaver, gli infortunati Tommasini e il neo biancazzurro Simone Franchini. Per la sostituzione di Tuniov, Mora sembra in vantaggio su Manu con Aloy dal primo minuto. Solo conferme in difesa e in attacco. Prima convocazione per il difensore centrale Davide Di Pasquale. Probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Pierno, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo Aloy squizzato e, come detto, Mora favorito su Manu, oppure Manu squizzato e Aloy davanti Merola e a Cornero a supporto di Cuppone. Perugia privo dei nazionali Bozzolan e Licunas, convocati gli ultimi arrivati, il terzino colombiano Paz, si tratta in realtà di un ritorno, l'esterno mancino Federico Ricci e l'attaccante italo-argentino Federico Vasquez. Ecco la probabile formazione 4-3-3, Adamonis tre pali in difesa, Mezzoni, Angella, Vulicic e Cancellieri. A centrocampo Acella, Bartolomei e Iannoni, in attacco Seghetti, Matos e Lisi. Baldini Zeman, 20 anni dopo la brevissima esperienza del Boemo alla guida del Napoli in Serie A, stagione 2000-2001. Rimane un maestro di altissimo livello, è stato il mio allenatore, ho preso tantissimi spunti da lui nel mio modo di ragionare il calcio. Addirittura ho scritto un quaderno quando avevo lui come allenatore, che ogni tanto rivado a dare un'occhiata, perché scrivevo quello che mi piaceva e quello che non mi piaceva o le cose positive che avrei ripreso, e quindi è sicuramente stato un maestro. Ho letto la sua intervista dove diceva che sicuramente loro hanno più ritmo di noi. Vediamo in campo chi ha più ritmo, non ci snaturiamo per scelta, quindi non è che abbasso la squadra dentro all'area di rigore perché giochiamo contro il Pescara di Zeman. Tantissimi i precedenti in terra umbra, 30 settembre 1984, 39 anni fa, campionato di Serie B, polemiche a non finire per l'arbitraggio di Pirandola di Lecce, la sblocca Nick Zanone nella ripresa, raddoppio di Brondi, ma con la mano su cross di De Stefanis l'arbitro non vede nulla, il Pescara chiude in 9 espulsi nel finale De Martino e De Rosa, sempre in B, fatale a Giorgio Rumignani, il KO patito al Curi il 4 dicembre 1994, match winner. Federico Giunti finisce 1-0 al Rosso di Gemona, succede Franco Oddo. L'anno dopo, 3 dicembre 1995, la sfida degli ex, da una parte Galeone in panchina oltre a Camplone, Pagano, Di Cara e Allegri, dall'altra Gelsi, Baldi e Farris, giornata da dimenticare per il direttore di gara Franceschini di Bari, dopo appena 13 minuti, incredibile rosso estratto a Ottavio Palladini per questo normalissimo contrasto di gioco con Rocco Pagano, prima espulsione in carriera per il centrocampista biancazzurro. Il Perugia sfrutta l'uomo in più Legno di Negri e tap-in di Briaschi. Reazione tuttavia immediata, splendido piazzato di Totò Nobile, traversa e guizzo rapinoso di Andrea Carnevale. Ma a 10 dal termine il Perugia torna definitivamente in vantaggio. Gol partita firmato dal solito Federico Giunti. 11 gennaio 1998, così Fabrizio Cammarata su Materazzi, rosso diretto per la attaccante biancazzurro, Pescara 10 nella ripresa, a dir poco generoso il rigore decretato dall'arbitro, cardella di Torre del Greco per questo contatto, Cannarsa Melli, Bernardini trasforma al 91esimo, il Pescara di Viscidi acciuffa il pari, Palladini toccato in area dal portiere Pagotto, dagli 11 metri Giovanni Pisano spiazza l'estremo umbro. Negli ultimi anni al Curi il Pescara inverte il trend, 3 i successi da raccontare, il primo in rimonta nella stagione 2014
14-15, preliminare playoff, Golden Eagle la sblocca. Nella ripresa le reti di Politano e di Birkir Bjarnason su calcio di rigore, eliminato il Perugia del Pescarese ed ex Andrea Camplone. Il Pescara sarà invece beffato in finale col Bologna. 26 gennaio 2016, gara pazzesca dei biancazzurri di Massimo Oddo, vittoria debordante nel primo tempo, autorete di Rossi. Nella ripresa si scatenano La Padula, Benalì e Caprari. Un Pescara stellare finisce 4-0. L'ultima volta tra Perugia e Pescara al Curi il 14 agosto 2020. Ritorno dei play-out di Serie B. 4 giorni prima l'Adriatico, 2-1 per i biancazzurri di Sottil. Terzo allenatore dopo Zauri e le grottaglie di una stagione senza dubbio travagliata. Il Pescara gioca un grande match, va avanti con Pucciarelli, ma il Perugia di Massimo Oddo la ribalta grazie ai gol di Quan e dell'ex Federico Melchiorri. Le solite annose amnesie su palla inattiva. Una partita infinita. L'epilogo ai rigori. Sbaglia subito Galano, ma Super Fiorillo dice no, prima a Buonaiuto, poi a Iemmello. Perfetta invece l'esecuzione di Edoardo Masciangelo, suo il timbro salvezza in una notte dalle emozioni fortissime.